Cari amici telespettatori di Manfredonia TV, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Culturalmente Impegnato. Come vedete siamo in un'ambientazione un po' strana, è il corso principale della nostra città, Corso Manfredi. E perché tutta questa euforia? Perché è carnevale, quindi anche Culturalmente Impegnato si veste di tanti colori e partecipa anche con voi per trasmettervi quello che stiamo vedendo in questi giorni sulla 61esima edizione del Carnevale di Manfredonia. Come già vi ho detto, siamo all'interno di questa bellissimo il centro storico di Manfredonia e fra poco comincerà la puntata di Culturalmente Impegnato dedicata al carnevale. Nella prima parte avremo una descrizione molto ampia che ci sarà fornita dall'assessore alla pubblica istruzione e alla sicurezza, nonché con la delega dell'agenzia del turismo Antonella Varrecchia, che purtroppo non è qui presente con noi ma farà un'intervista in studio. E poi nella seconda parte Culturalmente Impegnato viene proprio stravolta, andremo nei capannoni e andremo nei laboratori dove i gruppi mascherati stanno organizzando tutto il necessario per realizzare questa 61esima edizione del Carnevale di Manfredonia. È una puntata molto particolare, come avete visto ci saranno anche dei tempi un po' più lunghi, ma vi vogliamo raccontare il vero miracolo di Zpep, quello che per alcuni mesi e per alcuni giorni fa dimenticare tutto e mette in primo piano l'allegria. Noi vogliamo portare il Carnevale nelle vostre case, come lo faremo in tutte queste giornate dedicate al Carnevale di Manfredonia. Ma cominciamo con la nostra sigla di Culturalmente Impegnato, poi l'assessore Antonella Varrecchia e poi cominciamo questo grande giro nei laboratori del Carnevale di Manfredonia. Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Just think of all the happy times we'll have and smile, yeah, that's the style. What's the use of worrying? It never was worthwhile. So pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Cari amici telespettatori di Manfredonia TV, bentornati e in questa puntata dedicata al Carnevale di Manfredonia siamo davvero agli sgoccioli per questa apertura di questo sipario su questa 61esima edizione del Carnevale di Manfredonia, che vede protagonista questa agenzia del turismo tanto aspettata e desiderata dalla cittadinanza intera, che dovrà mostrare capacità tecniche e organizzative per questa importante edizione che pone al centro Manfredonia e tutto il territorio del Gargano in un'ottica regionale e anche nazionale. Quest'oggi qui con me in questa puntata speciale dedicata al Carnevale ho l'assessore alla pubblica istruzione e sicurezza con delega all'agenzia del turismo Antonella Varrecchia. Buonasera assessore. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Allora, siamo davvero a pochissime ore da questa 61esima edizione. Qual è l'emozione dopo tanti mesi di organizzazione? Perché davvero c'è stata un'importante organizzazione al dietro questa edizione, con l'Agenzia del Turismo e anche con il sostegno del Comune di Manfredonia che lei rappresenta. Sì, l'emozione è tanta perché tra un po' vedremo concretizzato tutto quello che appunto è stato il nostro lavoro. Adesso davvero lasciamo spazio solo all'emozione perché la tensione l'abbiamo tutta scaricata, i programmi sono fatti, le scelte sono state prese e quindi dobbiamo solo goderci questa meravigliosa festa. Questa meravigliosa festa che è piena di novità, abbiamo aspettato tanto questa agenzia del turismo, ci sono tante novità e partiamo, Michele De Meo, il presidente dell'agenzia del turismo, già aveva proprio culturalmente impegnato, qui a Manfredonia TV aveva dato le prime novità nel mese di dicembre di questa edizione del 2014, ma spieghiamo e illustriamo poi tecnicamente queste nuove novità. Tema unico con due slogan, ovvero il turismo attivo e sorridi se a Manfredonia, che poi sono gli slogan dell'Agenzia del Turismo che vengono riproposti in questa edizione. Sì, sorridi se a Manfredonia è uno slogan che abbiamo coniato proprio perché Manfredonia si candida ad essere una capitale dell'accoglienza e quindi ed è per questo che trovi persone sempre sorridenti ed è per questo che trovi un clima di serenità, quindi sorridi se a Manfredonia è stato proprio voluto per questo.
il discutissimo tema del turismo attivo è, che dire, è stata una scelta quella del turismo attivo, perché Manfredonia è stata candidata quale città per il turismo attivo. Cosa significa? Noi abbiamo intorno a noi tutto, abbiamo il mare, abbiamo la montagna, abbiamo la natura, abbiamo, abbiamo tutte le nostre specialità enogastronomiche, ci sono, c'è cultura, c'è storia, per cui Manfredonia davvero per la regione Puglia è capitale del turismo attivo. Che cosa abbiamo voluto fare dando come tema unico quello del turismo attivo per il nostro carnevale? Abbiamo voluto dare un messaggio chiaro, una specie di filo conduttore, di filo rosso che unisse questa manifestazione. Diciamo, l'idea è venuta quando abbiamo deciso di contattare dei blogger che saranno con noi durante la settimana del carnevale. E questi blocchi che cosa faranno? Praticamente racconteranno quello che vedono, quello che vivono in mezzo alla gente e lo trasferiranno subito sul web, subito su internet. Quindi cosa succederà? Succederà che si parlerà di turismo attivo, sarà come un eco che porteremo lontano, che vogliamo portare fuori da Manfredonia, che vogliamo portare fuori dalla regione Puglia. E infatti il Zipep quest'anno sarà avvolto da oltre i coriandoli, i festoni, ma anche da uno zainetto e una bussola. Forse abbiamo visto anche questa comunicazione molto importante nei mesi di agosto qui a Manfredonia, ma forse proprio questa edizione del Carnevale è la ciliegina sulla torta che illustrerà alla gente quali sono davvero gli obiettivi dell'Agenzia del Turismo. Sì, abbiamo iniziato il primo grande evento, è appunto il Carnevale Down, il Carnevale di Manfredonia. Quindi parliamo di turismo attivo con il primo evento a disposizione, poi durante il corso dell'anno ci saranno altri eventi e altre manifestazioni che porteranno appunto sempre questo filo conduttore per tutto il 2014. Questo filo conduttore del tema unico che poi è davvero il reale protagonista di questa 61esima edizione del Carnevale di Manfredonia. Entriamo nel vivo perché, come già abbiamo detto, il 2 e il 2, la prima sfilata in diurna, poi la notturna il 4 e l'8 per avviare questo processo lungo di proporre Manfredonia all'interno di un'ottica turistica nazionale. Quindi illustriamo un po' questi dati che appartengono alle sfilate del 2, del 4 e dell'8, che sono dati che non si vedono da molto tempo a Manfredonia, vero? Sì, la prima vittoria noi la constatiamo guardando i numeri. I numeri sono positivissimi, abbiamo un ritorno dei nostri quattro carri, perché tutti i Mastri Carrai hanno deciso di partecipare a questa edizione del Carnevale di Manfredonia. Abbiamo sei associazioni che parteciperanno, abbiamo il ritorno di tutti gli istituti superiori. E quindi questa è una cosa che è davvero che poi c'è anche importante. Una novità, perché concorrono assieme, quindi c'è un altro concorso, sì. Oltre i carri, le associazioni, ma le scuole di nuovo ritornano a gareggiare con un montepremi. C'è la scuola, c'è il liceo scientifico, c'è il Toniolo, c'è il Roncalli e c'è la scuola Ungaretti. Quindi ci sarà proprio c'è un gran ritorno, un montepremi, sì. Quindi i gruppi, il concorso dei gruppi, il concorso delle scuole e poi la sfilata delle meraviglie, che è l'orgoglio della città di Manfredonia. L'orgoglio della città di Manfredonia, che quest'anno ritorna anche l'UNICEF, che dopo i grandi blef ottenuti nella città di Manfredonia ritorna protagonista in questa manifestazione, dopo aver tolto sede, referente, dopo aver tolto l'UNICEF a Manfredonia ritorna, quindi anche un gradito ritorno per l'UNICEF in questa città. Poi ci sono ancora tantissimi altri eventi che si svilupperanno all'interno di questa edizione del Carnevale di Manfredonia, ma prima di parlare di questi eventi vorrei dare un'occhiata ai percorsi, perché sono stati davvero, il 17 avete avuto il primo incontro con il pubblico, ovvero la tradizionale apertura del nostro carnevale, molti avevano criticato questi
questi percorsi, perché a detta di alcuni commercianti, anche impresari, avevate penalizzato delle zone di Manfredonia. Ci illustri i primi percorsi che dobbiamo anche, tra un po' ci saranno in grafica qui sui nostri schermi, però ci illustri un po' i percorsi di questa edizione. Sì, dopo la presentazione in piazza del 17, nella quale avevamo detto che la parata del 2 si sarebbe allineata sul viale Kennedy, quindi sul viale di Siponto, abbiamo ricevuto una serie di indicazioni, di sollecitazioni, di lamentele da parte dei commercianti di viale Aldo Moro, che per tradizione hanno visto nel corso degli anni comunque sfilare davanti alle loro attività la parata. Naturalmente il mio ruolo e naturalmente gli obiettivi dell'Agenzia del Turismo non sono quelli di creare danni alle attività commerciali, anzi dopo questo incontro abbiamo raggiunto un compromesso. Perché? Perché abbiamo spiegato loro quello che era nelle loro intenzioni. Infatti adesso, percorrendo anche quello che sarà la logistica del 4 e dell'8 marzo, ci accorgiamo che Manfredonia, naturalmente il fronte mare, che per pensare che poi potesse essere bloccata tutta Manfredonia, comunque invasa dalla sfilata tutta Manfredonia, era impossibile. Vediamo che praticamente cosa succede. La partenza sarà dalla parte alta di Piazza Marconi, però tutto l'allineamento, che vi assicuro abbiamo calcolato i percorsi, abbiamo calcolato i metri lineari, è lunghissimo, quindi tutto l'allineamento dei quattro carri e di tutti i gruppi che abbiamo detto prima invaderà Viale Aldo Moro sin dalle prime ore della mattina. Quindi questo è stato il giusto compromesso trovato con i commercianti, che abbiamo voluto trovare, cioè non è stato un voler polemizzare, un voler... Sì, perché c'è stata poi tutta una situazione molto complicata di comunicazione anche su Facebook, ci sono state delle dinamiche, degli equilibri che si sono un po' però davvero faceva parte di tutto un processo. Quello dell'apertura agli operatori, dell'apertura a chi ha organizzato il carnevale, una sorta di democrazia partecipata che è partita dalla fine dell'estate dello scorso anno. Quindi il fatto di aver incontrato i commercianti in quell'occasione è stato una normalità, aver raggiunto un compromesso è stato quello che ci siamo prefissati come obiettivo dall'inizio dell'anno. La sfilata appunto di domenica 2 marzo si allineerà lungo Viale Aldo Moro, partirà da Piazza Marconi e arriverà fino a Piazzale Ferri. Questo perché? C'è un motivo per cui si è fatto questa scelta. Perché all'inizio abbiamo analizzato quella che era la strozzatura che di solito veniva praticamente, era quasi naturale che dopo Piazza Marconi tutto quello che era dopo era come una sfilata di serie B, perché comunque c'era lì la giuria, comunque c'era uno sfogo. Come... Allora, che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di creare due poli di uguale importanza, quindi Piazza Marconi con la prima giuria e Piazzale Ferri con la seconda giuria. Non meno importante, anzi io vorrei sottolineare e dire questo ai partecipanti, la giuria di Piazzale Ferri è importantissima perché è quella finale, è quella che dovrà vedere arrivare i gruppi perfetti, quindi tutti. Diciamo che quest'anno Piazza Marconi presenta un po' il punto di partenza, quindi sì, Piazzale dove Ferri. Ci sarà la giuria e quindi le coreografie dovranno essere fatte perfettamente, non verranno assolutamente tollerati pezzi che si sono persi per strada, per cui i poli principali saranno Piazza Marconi e Piazzale Ferri, con la stessa importanza di giuria, partendo appunto da Viale Aldo Moro. Poi ci sarà martedì 4 marzo e domenica, vorrei dire questo perché c'è stata anche un'interrogazione durante l'ultimo consiglio comunale, il discorso di far sfilare i bambini insieme ai grandi. Allora, la sfilata delle meraviglie
per scelta, questa è stata un'altra scelta, doveva stare insieme a tutto questo processo che era la grande parata del 2 maggio. Sì. Il discorso di tornare alle vecchie abitudini in cui le meraviglie sfilavano da sole per poi sfilare con il gruppo dei grandi non era quello che volevamo, perché la sfilata delle meraviglie è il traino di tutta la parata del carnevale. Infatti diciamo che poi concentrando questi due grandi eventi, sì, che poi sono quelli del 2 e quello del 9, c'è proprio un grande fermento all'interno della città, con altri eventi collaterali che si sviluppano in questa settimana proprio dedicata al carnevale. Sì. Quindi i bambini, dovevamo anche valutare che la sfilata delle meraviglie ha dei bambini che hanno anche 3-4 anni, per cui è stato un bilanciare le esigenze di tutti. Poi ci sarà, e quindi l'ultima, quella dell'8 marzo, che ha sempre lo stesso. Sì, la sfilata del 4 marzo parte dalla villa comunale, dal Monumento dei Caduti, e praticamente scende a via dell'Arcangelo, fa tutto via le Mielamare, piazza Le Ferri, arriva a piazza Marconi e poi si snoda per lungo corso Manfredi fino ad arrivare a piazza del Popolo, dove ci sarà la serata musicale. Il gran finale ha un percorso logistico un po' differente perché è lunghissimo. Abbiamo tenuto conto delle esigenze dei bambini, quindi che cosa succede? Che i gruppi delle scuole superiori partono dalla rotonda, mentre la sfilata delle meraviglie da via dell'Arcangelo, e quindi ad un certo punto si uniranno, i bambini faranno un percorso più breve, dietro ci saranno i grandi, arriveranno fino a piazza Marconi, si snoderanno a corso Manfredi e si arriverà a piazza del Popolo, dove ci sarà la serata finale con il Sipuntino Show, questa grande manifestazione che tutti aspettano da tantissimi anni, protagonista del nostro carnevale. Una cosa che lei ha tenuto molto ad inserire in questa edizione, oltre a questi nuovi percorsi e queste nuove novità, è sicuramente stata la campagna contro l'abuso dell'alcol, perché ci saranno i grandi, ci saranno comunque i giovanissimi, ma ci sono anche i bambini, quindi avete anche inserito un codice etico, quindi parliamo un po' di questa importante pagina che si è aperta all'interno del Carnevale di Manfredonia. Siamo partiti, le primissime riunioni hanno naturalmente analizzato quello che erano gli aspetti negativi degli anni precedenti, quindi dovevamo farlo. E sinceramente ci sono stati degli episodi lo scorso anno che ho vissuto come mia esperienza da assessore, che non potevano più essere tollerati, cioè l'indifferenza sarebbe stata davvero un reato. E quindi Mi sballo di ballo, che è la campagna, che è lo slogan che ci accompagnerà durante questa edizione 2014, è nato per caso, davvero è nato con gli operatori, mentre dicevamo che sarebbe stato bellissimo il ritorno a quel puro divertimento, all'allegria, al fatto di scendere spensierati per le strade, e al fatto che non c'era bisogno di nient'altro per sballarsi, bastava l'allegria. E quindi nasce l'idea della coccarda da attaccarsela proprio al petto. Vogliamo ricordare che già nel 1780 lo Spinelli diceva che i Sipontini erano un popolo proprio che aveva nel sangue i coriandoli e anche l'allegria, quindi davvero non c'è bisogno di tutto questo consumo di alcol all'interno delle sfilate. Avete portato quest'idea in questa edizione. Sì, e quindi proprio l'idea di scriverlo su questa coccarda e di metterla sul petto, tipo una medaglia, per dire io mi sballo solo di ballo. E da qui poi è nata anche l'idea del codice etico. Il codice etico è un patto che io stesso ho firmato il 17 gennaio sul palco, perché deve essere un esempio. Non si può puntare il dito e dire fate. Lo facciamo tutti, perché il codice etico può riguardare qualsiasi situazione della vita, che può essere lavorativa, che può essere tutto. Al carnevale ci stava bene, perché legalità, trasparenza, sani principi, voglia di divertirsi in maniera sana, devono essere alla base. Quindi firmando il codice etico è come prendersi ognuno delle responsabilità e non puntare sempre il dito sugli altri. E poi ci saranno anche delle punizioni molto esemplari per i trasgressori, sì, di questa edizione, che poi si vanno, ce ne parli anche un po', così informiamo. Allora, abbiamo rivisto un po' i regolamenti, e quindi abbiamo rivisto tutti i tratti caratteristici di questa sfilata, e abbiamo allegato una serie di sanzioni molto chiare, che verranno appunto date se le regole non verranno rispettate.
ogni partecipante ha letto il regolamento, quindi abbiamo detto ai presidenti che questo doveva succedere, quindi ognuno doveva essere responsabile per sé e per il gruppo, perché il gruppo davvero alla fine potrebbe non arrivare ad avere nessun premio se una serie di regole non verranno rispettate. Quindi diciamo che è davvero un dei sani principi all'interno di questa nuova edizione. Molti abbiamo da subito, già dalla costituzione di questa agenzia, uno degli eventi che era il Carnevale di Manfredonia, ma anche la festa patronale, portare questi grandi eventi poi in un ambito regionale ma anche nazionale. E ci sono delle interessanti collaborazioni e partnership, ad esempio con Trenitalia. È stata firmata dal vostro presidente dell'Agenzia del Turismo, Michele De Meo, con il responsabile per la Puglia di Trenitalia. Ci illustri un po' questa situazione che riguarda lo spostamento dei turisti qui sì, a Manfredonia. Sì, la partnership con Trenitalia è stato davvero un accordo voluto ed è stato sottoscritto davvero ottenendo un grosso risultato, perché cosa succederà? Se il viaggio per Manfredonia sarà legato in qualche modo ad un pacchetto, che pacchetto può essere la tribuna, il ristorante, l'albergo, il turista quindi avrà una forte scontistica, si arriva fino al 40% di sconto sul biglietto del treno. E quindi questo è stato davvero, questo con altri che sono stati sottoscritti, è stato davvero un accordo che ha portato un grande risultato dal punto di vista economico. Questo per favorire naturalmente i flussi verso Manfredonia. Sì, infatti ad esempio ci sono altre attività, ad esempio due ospiti che avranno di tutte le strutture alberghiere che avranno l'opportunità di visitare entrando nei carri, nelle sfilate, ma poi ci sono anche degli abbonamenti a tutte e tre le sfilate che sono stati ridotti, quindi un carnevale che si riavvicina al popolo, sì, si continua. Un carnevale attivo. Un carnevale attivo. E speriamo che davvero sia tale, perché siamo a pochi giorni, già l'abbiamo detto in apertura di questa intervista con l'assessore, quindi speriamo che davvero vada tutto bene. Continuiamo con i contorni, che poi sono anche i più carini, i più divertenti, perché ci sono queste tre protagoniste, queste tre sfilate davvero che sono invidiate da tutto il territorio nazionale, che tengono testa al carnevale, ma ci sono anche tantissime altre attività, già sono passate alcune, ad esempio i 20 minuti con il tuo carnevale, questa rassegna storica, e ieri c'è stato anche un'importantissima novità che è stata promossa dall'Agenzia del Turismo, ovvero portare i bimbi al microfono, quindi questa nuova nota in maschera. Ci racconti un po' di questa nuova manifestazione di questa edizione? Sì, nota in maschera, quindi bimbi al microfono, è stata pensata perché si potesse fare davvero una selezione in piazza di queste giovani voci. Infatti ieri sera sono stati selezionati i dieci vincitori, che poi durante il veglioncino, che si terrà lunedì 3 marzo, si esibiranno e quindi ci sarà il vincitore di questo concorso, ma ce ne sono tanti altri. Ce ne sono tanti altri appuntamenti che semmai ci può illustrare lei, le do spazio, illustrare tutte le attività che avete ideato per questa importante edizione. Sì, ci saranno altri concorsi, ci sarà il balcone in maschera e quindi invitiamo tutti a gareggiare il più possibile per poter avere il più bel balcone. Ci sarà un concorso di pittura estemporanea, questo si terrà domenica pomeriggio, quindi dopo la sfilata la città sarà aperta al turista, perché noi abbiamo questo compito, cioè il turista verrà, potrà rimanere perché ci sarà un concorso di pittura estemporanea, i pittori potranno rimanere in piazza e disegnare il loro momento del carnevale in diretta. Poi ci sarà la vetrina in maschera, ci sarà il veglioncino dei bambini, abbiamo detto al microfono. E naturalmente ci sarà la novità, il temporary shop, quindi alla sede dell'ARV si potranno noleggiare i vestiti, se noleggiare in qualcuno vuole negli ultimi momenti noleggiare, sì, ma la cosa bella è che i vestiti li dovranno portare i cittadini di Manfredonia e potranno anche guadagnare da questo, quindi chiunque abbia dei vestiti è un appello, li può portare in agenzia, verranno esposti, verranno noleggiati e si potrà guadagnare
ricavare anche da questo. Siamo quasi in conclusione, c'è stata già un'importante attività che poi vede tutti i principi dell'Agenzia del Turismo che già si è svolta in questi giorni, ovvero tanti studenti sono arrivati a Manfredonia, hanno prima guardato davvero uno spettacolo bellissimo qui nel Bosco Addormentato della Bottega degli Apocrifi, uno dei più belli lavori teatrali realizzati per la produzione Teatro Ragazzi, e poi hanno fatto delle serie di attività che riguardano il carnevale. Sì, perché proprio c'è stato una volontà di questo turismo, di un turismo in prossimità. Ci sono stati 750 bambini che arrivavano dalle scuole della provincia, sono venuti nei laboratori, hanno parlato con i cartapestai, hanno toccato con mano quello che è il lavoro, questo lavoro meraviglioso di questi creatori unici che abbiamo solo noi davvero, davvero qui a Manfredonia. Hanno potuto parlare con le sarte, è stato per loro davvero un'esperienza bellissima, grazie, come hai ricordato tu, all'attività di Bottega degli Apocrifi, che è un patrimonio davvero meraviglioso che abbiamo sul territorio. Allora, noi siamo in conclusione, questa intervista illustrativa, c'è ancora lavoro da fare, perché avete ancora tanto lavoro, diciamo che fino alla mezzanotte di domani si lavorerà davvero a lungo, affinché poi domenica mattina vada tutto bene. Un appello a tutti i telespettatori che ci stanno ascoltando: perché arrivare numerosi a Manfredonia, e poi per i cittadini, perché invadere la città di allegria per vedere questa edizione che poi porta un po' in piazza e vicino alla gente l'Agenzia del Turismo? Sì, il Carnevale di Manfredonia è un'esperienza unica, chi lo respira ogni giorno lo sa. Perché, come dicevamo prima, i laboratori, toccare con mano la carta pesca, la creatività degli insegnanti, degli stilisti, quindi l'esperienza, venire a vivere questa esperienza a Manfredonia. Ok, quindi io le auguro ancora buon lavoro. Grazie. In questi pochi giorni che ci dividono dall'apertura del sipario di questa 61esima edizione dedicata al turismo attivo, con l'entrata in scena dell'Agenzia del Turismo e anche dell'assessore, che possiamo dire che è il suo primo vero carnevale d'assessore alla pubblica istruzione e sicurezza con delega all'Agenzia del Turismo. Io l'aspetto per, semmai, anche per commentare questa edizione del Carnevale d'Auno, ma poi per parlare, perché tireremo le somme, ma anche per parlare di pubblica istruzione, perché come vede siamo culturalmente impegnato, quindi siamo proprio in tema. La ringrazio e ancora grazie, buon lavoro. Grazie. Io vi aspetto fra pochissimo, perché ci saranno delle sorprese. Abbiamo un po' sbirciato la parte del presente di questo Carnevale di Manfredonia, ma andremo nei laboratori, andremo proprio a rovistare all'interno di questi laboratori della creatività, e poi parleremo di storia del Carnevale di Manfredonia con un personaggio che davvero ne sa tanta di questa lunga storia, di questi 60 anni del nostro Carnevale. Vi ringrazio e vi aspetto fra pochissimo, dopo la consueta pubblicità, qui a Manfredonia TV. Go back, go be trouble,